Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video che vedrete mentre io sarò in viaggio verso la Puglia. Carico questo video finché riesco, mentre sono in atto i preparativi, valigie e via dicendo, e video prodotti finiti anche perché almeno prima di partire mi libero di tutte queste confezioni e le posso gettare finalmente. Direte: ma come, ci sbologni così un video giusto per raffazzonare qualcosa e intrattenerci? No, in realtà è che veramente le cose sono tante, quindi andiamo subito a togliere. Pesco così random e andiamo a vedere cosa mi è piaciuto tanto e cosa mi è piaciuto meno. Inizio subito con una cosa favolosa, che è questa crema di Bottega Verde, crema SOS talloni screpolati con il 25% di urea. Questa veramente io ne ho provate tante di creme per i piedi, perché avendo la pelle molto secca devo stare attenta appunto alla pelle dei piedi che non si secchi troppo. E devo dire, questa è favolosa, veramente favolosa, lascia i piedi morbidi, come si suol dire, come il culetto di un bambino. Quindi promossa per i lutti. Poi, allora, ho finito per misericordia questo olio di noce e frutti rossi, olio sublime protettivo per i capelli colorati o con mesh. Questo con oli di noce brasiliana di macadamia, questo. Deludente, deludente. Io ho provato, l'ho usato perché, ripeto, mi dispiace buttare via i prodotti, però non mi è piaciuto neanche un po'. Mentre invece sto ancora usando lo shampoo della stessa linea, sempre per capelli colorati o con mesh, e che trovo ottimo. Io li avevo presi tutti e due pensando fossero buoni entrambi, invece devo dire che l'olio mi ha deluso parecchio. Impiastra veramente i capelli, anche usandone pochissimo, ma dà veramente la sensazione di unto. Differenza enorme, ad esempio, con l'olio, come si chiama? L'olio meraviglioso di L'Oreal, non mi ricordo più. Insomma, l'olio per i capelli della L'Oreal, che è favoloso. Intanto sto sudando come non mai, nonostante girino le pale e non solo quelle. Vabbè, andiamo avanti. Qualche mascherina. Allora, ho finito un'altra confezione dei cerotti da mettere sull'addome, cerotti slim, che slim non sono, ma servono più che altro a dare un certo tono alla pelle. Un'altra confezione da 10 cerotti. Questo invece, sempre per i capelli, ho trovato davvero molto buono. È acquistato a $1 nel sito Shop Me Sei, dove tutto costa $1, ed era questo combinato maschera al cocco con l'olio per le punte. Vedete, c'è una piega perché l'ho usato in due volte. E quindi mettevo una mollettina per tenere chiuso. L'ho usato in due volte e questo l'ho trovato davvero buono. Poi, maschere, mi è piaciuta tantissimo questa, sempre di Shop Me Sei, a $1. Questa al pomodoro, un effetto rinfrescante, tonificante, meraviglioso. E questa di Balea, anche questa, miele e avocado, buona anche questa, però devo dire che questa qui mi è piaciuta molto molto di più. Questa al pomodoro, buone entrambe comunque. Poi ho finito delle salviettine, questa è struccante, Speedy Care, non un granché, normali diciamo, però preferisco quelle, assolutamente quelle della Fria. E poi queste salviettine baby, queste di marca Dove non c'è acqua, e queste di Fresh and Clean. Devo dire che, nonostante la marca Fresh and Clean sia molto più titolata, non ho trovato nessuna differenza. Anzi, quasi quasi mi è piaciuto di più questo. Poi vediamo un po', ho finito acqua micellare della Nivea, buona.
la mia preferita, però ormai non ve lo dico più qual è perché me l'ho cantata in tutte le lingue, ed è quella rosa di Garnier. Ah, ecco un'altra maschera per i capelli, sempre da Shop Missei, questa all'olio di jojoba. Buona anche questa, ma l'altra mi è piaciuta molto di più, quella al cocco. Poi dischetti strucco. Ah, ecco queste, sempre le struccanti della Fria, le mie preferite in assoluto. Dischetti strucco, queste qui di cotoneve. Questi quali, ah sì, quelli normali, comunque quelli grandi. Il formato grande, non il dischettino piccolino. Poi vabbè, ho infilato anche una lima per le unghie. Niente di che. Ho finito questo bioacqua acquistato in AliExpress, che è un contorno occhi, molto comodo perché ha questa pallina roll on e quindi era molto comodo da applicare, un effetto tonificante, leggermente così astringente, ma appena appena, buono comunque per il contorno occhi. Ottimo deodorante Dove, questo al cetriolo, buonissimo. Poi questa crema corpo contro gli inestetismi della cellulite della Sei Sol, questa. Secondo me anche qui le creme per la cellulite si danno, migliorano sicuramente un po' l'aspetto, ma i miracoli non lo fanno, comunque una buona crema, niente da dire. Poi questo che cos'è? Shampoo purificante Pantene. Non so perché l'ho preso purificante, so che non mi è piaciuto neanche un po'. Questa invece non resto mai senza perché la trovo fantastica, di Bottega Verde, è questa crema viso perlescente illuminante. Io la uso una piccola, una nocciolina insieme a una nocciolina della normale crema per il viso e dà veramente un aspetto luminosissimo alla pelle, mi piace tanto, infatti non, ripeto, non ne resto mai senza. Poi questo smaltino non so dove l'ho preso, credo in AliExpress ma non sono sicura, color argento. Non era finito, ne era rimasto proprio un pochino e io ne ho aggiunto un po' e un po' a due o tre altri smalti per dare un effetto perlato agli smalti che già stavano per terminare anche quelli, così l'ho terminato del tutto. Poi questo di Essence, il base per le unghie, normalissimo. Poi questa, la matita per le sopracciglia di Kiko, che è arrivato a un certo punto, come si cerca di temperare si spezza la mina, Kiko mi delude sempre più. Poi infatti adesso vi dico, prendo questa, ha qui un'altra confezione di dischetti strucco sempre di cotoneve. Questi sono tre mascara, questo di Shop Missei, $1, questo di Essence, questo Lash Princess, questo fantastico, e questo di Kiko. Questo di Kiko, vi dico la verità, l'ho usato 3 o 4 volte e ho deciso di buttarlo. Ha questo scovolino strano, vedete, non ha gli spuntoni, diciamo così, molto accentuati e non mi è piaciuto neanche un po'. Soldi buttati, vabbè, era in offerta €3,99, però veramente questo qui da un dollaro, quindi neanche un euro, decisamente 100 volte meglio. Kiko mi delude. Non parliamo invece di questo di Essence Lash Princess, che è favoloso, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho finito questa di Revolution, e questo è una lozione leggermente sfogliante per il viso, ma veramente leggerissimamente sfogliante, tant'è che non me ne accorgevo nemmeno che sfogliava, non lo so, non,
mi sembra che debba dare veramente una sensazione come di pulizia della pelle, no? Usandola una lozione esfoliante, e invece non mi ha dato per nulla quella impressione. E qui ho infilato anche un dentifricio, ma niente di che. Poi questo, un Plumping Top Coat di Essence, questo è veramente favoloso per completare l'applicazione dello smalto, dà davvero un effetto lucido, quasi di gel, mi è piaciuto tantissimo, ma non l'ho più trovato, non so come mai questo. Poi un rossetto che in realtà mi si è spezzato, questo di Giordana, mi si è spezzato e era già quasi finito, infatti cioè, è girato al massimo, l'ultimo pezzo mi si è rotto, vabbè, quindi non sto a cercare di incollare cosa, l'ho buttato. E poi ho finito questa mousse, questo fondotinta in mousse di Maybelline, della Maybelline, questo. Quasi finito, ce n'è dentro ancora proprio un fondo, ma la realtà è che ce l'ho da allora, mi dava come tempo di, 24 mesi, 2 anni, ma in realtà penso di averlo in giro aperto da 3 o 4 anni, quindi è ora di buttarlo, per vecchiaia, ecco, per non perché è finito, ma per vecchiaia. E questo è tutto. Io vi ringrazio per la visione, mentre voi guardate questo video io sarò in viaggio. Alla prossima, un abbraccio e un sorriso. Ciao ciao!